La prima telefonata era stata di una ragazza che chiamava per la terza volta in tre giorni e ripeteva all'infinito che non ce la faceva più. In molti casi bisogna stare attenti perché c'è il rischio della psicodipendenza. È necessario essere affettuosi con circospezione. Chi chiama deve sentire che dall'altra parte del filo c'è un amico, non un Deus ex machina dal quale dipende la sua vita. Inoltre. La regola principale è che egli non si attacchi a una voce in particolare, altrimenti crea situazioni difficili. Con i depressi succede con estrema facilità. Hanno bisogno di un confidente personalizzato, non si accontentano di una voce anonima, no. Loro vogliono che sia quella voce e si attaccano ad essa disperatamente. Ma con i depressi di un certo tipo, di quelli. di quelli che hanno un'idea fissa e con essa. Costruiscono un muro attorno a loro. Con loro la cosa si complica ulteriormente. Hanno delle telefonate che ti gelano. Raro stabilire un contatto. Questa volta però è andata bene, perché ho avuto la fortuna di scoprire una cosa che la interessava. Un'altra regola, che di solito vale per un buon numero di casi, è portare la conversazione su un argomento che interessa a chi chiama, perché tutti, anche i più disperati, hanno una cosa che in fondo li interessa, anche quelli che sono più staccati dalla realtà. Spesso è una questione di buona volontà nostra, magari bisogna ricorrere a piccoli trucchi, a espedienti. Io a volte sono riuscita a sbloccare delle situazioni che parevano impossibili col giochetto del bicchiere, e una qualche comunicazione sono riuscita a stabilirla. Supponiamo che suoni il telefono. Staccate il ricevitore, dite la solita formula o qualcosa di simile e dall'altra parte niente. Il silenzio più assoluto, nemmeno un respiro. Allora insistete, cercate di avere tatto, dite che lo sapete, che vi sta ascoltando, che dica pure qualcosa, quello che vuole, quello che gli salta in mente. Un'assurdità, un'imprecazione, un grido, una sillaba. Niente. Il silenzio totale. Eppure, se quello ha chiamato, una ragione c'è. Ma tu non puoi saperlo, non sai niente. Può essere straniero, può essere muto, può essere tutto. Allora io prendo un bicchiere e una matita e dico, mi ascolti, su questa terra siamo milioni di milioni, eppure noi due ci siamo incontrati. Solo per telefono, è vero, senza conoscerci e senza vederci, però ci siamo incontrati. Non buttiamo via questo incontro. Qualcosa deve pur significare. Mi ascolti, facciamo un gioco. Io ho qui un bicchiere davanti a me. Lo faccio suonare con una matita. Tling. Mi sente? Se mi sente faccia altrettanto. Due colpi. Oppure, se non ha niente davanti a sé, basta che batta sul ricevitore con un'unghia, così. Toc toc. Mi sente? Se mi sente, risponda, la prego. Ascolti, ora io proverò a denumerare delle cose, quello che mi viene in mente, e lei mi dice se le piacciono. Per esempio, le piace il mare? Per dire sì, batta due colpi. Un colpo solo significa no. Ma vai un po' a capire. Cosa è che interessa a una ragazzina che fa il numero, tace per quasi due minuti e poi comincia a ripetere: Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Così all'infinito. È stato un puro caso. Perché io prima avevo messo un disco, tanto pensavo, il 15 di agosto non ci sarà molto affollamento, e infatti ero entrata in turno da più di due ore e non aveva chiamato nessuno. Faceva un caldo enorme, il piccolo ventilatore che mi ero portato non dava nessun refrigerio. La città sembrava morta. Tutti via, in vacanza. Io mi sono accomodata in poltrona e mi sono messa a leggere, ma il libro mi è caduto sul petto. A me non piace addormentarmi quando sono di guardia, ho i riflessi lenti e, se qualcuno chiama, resto sorpresa i primi secondi e a volte. Sono proprio quei primi secondi che contano, perché magari quello riattacca e poi, chissà, se ha il coraggio di rifare il numero. Perciò ho messo in sordina la marcia turca di Mozart. È allegra, ha qualcosa di stimolante, tiene su di morale. Lei ha telefonato mentre il disco suonava, ha taciuto a lungo e poi ha cominciato a ripetere che non ce la faceva più. Io l'ho lasciata dire perché in questi casi è buona regola che il chiamante si sfoghi. Deve dire tutto quello che vuole e per quante volte vuole. Quando ho sentito nel ricevitore solo il suo respiro affannato, ho detto: Aspetta un attimo, ti spiace? Tolgo il disco. E lei ha risposto: Lascialo pure. Certo, ho detto io, lo lascio volentieri. Ti piace Brahms? Non so come avevo intuito che la possibilità di una comunicazione poteva fornirla la musica. Il trucco mi è venuto spontaneo. A volte una piccola menzogna è provvidenziale. Quanto a Brahms, probabilmente ha giocato nel mio subconscio la suggestione del titolo della saga. Un titolo che uno porta sempre subito nella memoria. Questo non è Brahms, ha detto lei. È Mozart. Come Mozart, ho fatto io. Certo, Mozart ha detto lei con vivacità, è la marcia turca di Mozart. E grazie a questo ha cominciato a parlare del conservatorio, dove studiava prima che le succedesse quella cosa. E tutto è andato benissimo. Il tempo poi è passato lento. Ho sentito suonare le sette del campanile della chiesa di San Domenico. Mi sono affacciata alla finestra. Sulla città c'era una leggera foschia di calura. Rare automobili passavano per la strada. Mi sono rifatta le ciglia. A volte mi trovo carina. Poi mi sono sdraiata sul divanetto accanto al giradischi e ho pensato alle cose, alla gente, alla vita. Il telefono ha suonato ancora alle sette e mezza e ho pronunciato la solita formula, forse, forse con una certa stanchezza. Dall'altra parte c'è stata una breve esitazione. Poi la voce ha detto. Mi chiamo Fernando, ma non sono un gerundio. È sempre buona norma apprezzare le battute di chi chiama, rivelano il desiderio di stabilire un contatto, e io ho riso. Ho risposto che io avevo un nonno che si chiamava Andrei, ma non era un condizionale, era solo russo. E anche lui ha riso un poco. E poi lui ha detto che comunque aveva qualcosa in comune coi verbi, che aveva una qualità di quelli. Che era intransitivo. Tutti i verbi servono alla costruzione della frase, ho detto io. Mi sembrava che la conversazione consentisse un tono allusivo, e poi bisogna sempre assecondare il registro scelto da chi chiama, ma io sono deponente, ha detto. Deponente in che senso? ho chiesto io. Nel senso che depongo, ha detto lui, depongo le armi. Forse l'errore. Stava nel pensare che le armi non dovessero essere deposte, non gli pareva? Forse ci avevano insegnato una cattiva grammatica, era meglio lasciare che le armi le usassero i belligeranti. C'era tanta gente disarmata, poteva essere certo di avere una compagnia numerosa. Lui ha detto Sarà. E io ho detto che la nostra conversazione pareva la tavola dei verbi coniugati. E questa volta è toccato a lui ridere. Una risata breve e ruvida. E poi mi ha chiesto se conoscevo il rumore del tempo. No, ho detto io, non lo conosco. Bene, fa lui. Basta mettersi a sedere sul letto, durante la notte, quando uno non riesce a dormire, e restare occhi aperti nel buio. E dopo un po' si sente. È come un muggito in lontananza, come l'alito di un animale che divora la gente. Perché non mi raccontava meglio di quelle notti? Aveva tutto il tempo e io non avevo altro da fare che stare ad ascoltarlo. Ma intanto lui era già altrove. Aveva saltato un nesso indispensabile affinché io seguissi il filo della storia. Lui di quel passaggio non aveva bisogno, o forse preferiva evitarlo. Ma io l'ho lasciato parlare. Non vi bisogna mai interrompere per nessun motivo. E poi... Non mi è piaciuta la sua voce, era leggermente stridula e talvolta un sussurro. La casa è molto grande ha detto, orrendi mobili, stile impero, con le zampe, e poi tappeti consunti e quadri di uomini burberi e di donne altere e infelici con l'abbro inferiore impercettibilmente pendente. Sa perché la loro bocca ha quella forma curiosa? Perché l'amarezza di tutta una vita si disegna sul labbro inferiore e lo abbassa. Le donne hanno passato notte insonni, accanto a mariti stupidi e incapaci di tenerezza. E anche loro, quelle donne, stavano a occhi aperti nel buio, coltivando risentimento. Nello spogliatoio attiguo alla mia camera ci sono ancora le cose di lei. Quello che ha lasciato. Un po' di biancheria atrofizzata su di uno sgabello, una piccola catena d'oro che portava al polso, un fermacapelli di tartaruga. La lettera... Eh, sul cassettone, sotto la campana di vetro che una volta custodiva una mastodontica sveglia di Basilea. Quella sveglia la ruppi quando ero bambino, un giorno che ero malato. Nessuno saliva a vedermi, me lo ricordo come se fosse ieri. Mi alzai e sottrassi la sveglia alla sua custodia. Aveva un tic tac pauroso, tolsi il coperchio del fondo e lo smontai metodicamente finché il lenzuolo non fu cosparso di tutti i suoi minuscoli ingranaggi. Se vuole gliela posso leggere. Intendo la lettera. Anzi, gliela ripeto a memoria. Io la leggo tutte le sere. Fernando, se solo tu sapessi come ti ho odiato in tutti questi anni. Comincia così. Il resto lo può arguire da sola. La campana di vetro custodisce un odio massiccio e compresso. E poi ha saltato ancora un passaggio. Ma questa volta ho creduto di capire il nesso. Ha detto: E ora come sarà Giacomino? Chi sarà diventato? È un uomo da qualche parte nel mondo. E allora io gli ho chiesto se quella lettera aveva per data il 15 di agosto, perché lo avevo intuito, e lui ha detto di sì, che era proprio l'anniversario e che lo avrebbe celebrato come si conveniva. Aveva già pronto lo strumento della celebrazione. Era lì sul tavolo, accanto al telefono. Ha taciuto. Io ho aspettato che parlasse ancora, ma lui non parlava più. Allora ho detto: Aspetti un altro anniversario, Fernando. Provi ad aspettare ancora un anno. Mi sono accorta subito del ridicolo della frase, ma in quel momento non avevo altre cose in mente. Ho parlato per parlare, in fondo quello che contava era il concetto. Ne ho sentite tante di telefonate di tutti i tipi, con le più assurde situazioni, eppure, forse. Quello è stato il momento in cui la mia abituale bravura ha vacillato e mi sono sentita anch'io persa come se avessi bisogno di un'altra persona che stesse a sentire me e mi dicesse buone parole. È stato un momento. Lui non ha replicato. Io mi sono ripresa con prontezza. Ora sapevo cosa potevo dire. Potevo parlare delle micro prospettive. E ho parlato delle microprospettive. Perché nella vita ci sono tanti tipi di prospettive, le cosiddette grandi prospettive, che tutti ritengono fondamentali, e quelle che io chiamo microprospettive, che saranno insignificanti, lo ammetto. Ma se tutto è relativo, se la natura concede che esistano le aquile e le formiche, perché non si può vivere come le formiche, domando di microprospettive. Sì, microprospettive, ho insistito, e lui ha trovato divertente la mia definizione. Ma in cosa consisterebbero queste microprospettive, chiede. E io mi sono messa a spiegare puntigliosamente. <coughs> la microprospettiva è un modus vivendi, va bene? Diciamo pure così, è una forma di concentrare l'attenzione, tutta l'attenzione, su un piccolo dettaglio della vita del tran tran quotidiano, come se quel dettaglio fosse la cosa più importante di questo mondo. Ma con ironia, sapendo che non è affatto la cosa più importante di questo mondo e che tutto è relativo. Un aiuto è fare delle liste, segnare degli appunti, darsi degli orari ferrei e non transigere. La microprospettiva è un modo concreto di attaccarsi a cose concrete. Non mi è parso molto convinto. Ma il mio obiettivo non era fare opera di convinzione. Mi rendevo perfettamente conto che non, non stavo rivelando il segreto della pietra filosofale. Eppure, solo il fatto che egli sentisse che qualcuno poteva interessarsi dei suoi problemi doveva servire a qualcosa. Era quanto potevo fare. Mi ha chiesto se mi poteva telefonare a casa. Spiacente, non avevo il telefono. E qui? Ah certo, qui, quando voleva. No, domani no, purtroppo. Però certo che poteva lasciarmi un messaggio, anzi doveva farlo. C'era un altro amico al mio posto che poi me lo avrebbe trasmesso. Sarei stata contenta se mi avesse raccontato quale era stata la microprospettiva della sua giornata. Mi ha salutata educatamente, con un tono di voce che pareva chiedere scusa. Era calata la sera e non me ne ero accorta. A volte... Certe conversazioni richiedono una concentrazione spaventosa. Dalla finestra ho visto Gulliver che attraversava la strada, veniva a darmi il cambio. Gulliver lo si vedrebbe dalla cima di un grattacielo, non per niente lo chiamano Gulliver. Ho raccolto le mie cose e mi sono preparata a uscire. Solo allora ho verificato che mancavano dieci minuti alle nove. Accidenti. Avevo promesso a Paco che alle nove in punto sarei stata a casa e anche se mi affrettavo, ormai fino alle nove e mezza non ce l'avrei fatta. Oltretutto, i trasporti pubblici, che sono una sciagura anche nei giorni normali, figurarsi il 15 di agosto. Forse era addirittura meglio andare a piedi. Sono passata accanto a Gulliver come una freccia, senza neanche dargli il tempo di salutarmi. Mi ha gridato qualcosa di scherzoso dietro. Gli ho risposto dalle scale che avevo un appuntamento e la prossima volta venisse in orario per favore. Gli lasciavo il ventilatore anche se non se lo meritava. Nemmeno a farlo apposta. Appena sono uscita dal portone ho visto il 32 che sbucava dall'angolo. Anche se non mi porta fino a casa mi risparmia un bel pezzo di strada. Così mi ci sono fiondata sopra. Era completamente vuoto ha impressione il 32 vuoto, a quel modo, se si pensa come di solito. L'autista andava talmente piano che mi è venuta voglia di dirgli qualcosa, ma ho lasciato perdere. Aveva un'aria così rassegnata, gli occhi spenti. Beh, ho pensato, se Paco si irrita, peggio per lui. Non posso mica volare, sono scesa alla fermata davanti ai grandi magazzini. Sono andata di passo, svelto, ma erano già le 9.25. Era inutile mettersi a correre per arrivare tardi comunque, tutta sudata e ansante come una disperata. Ho infilato la chiave cercando di fare piano. La casa era buia e silenziosa. Mi ha fatto impressione. Chissà perché ho pensato a qualcosa di sgradevole e mi sono lasciata vincere dall'ansia. Ho detto, Paco? Paco, sono io, sono tornata. Ho posato i libri e la borsa sullo sgabello dell'ingresso e sono andata fino alla porta del salotto. Paco? Paco, mi è venuto ancora da dire. Il silenzio a volte è una cosa atroce. Lo so. Cosa avrei avuto voglia di dirgli se lui fosse stato lì? Ti prego, Paco, gli avrei detto: Non è stata colpa mia, ho ricevuto una telefonata chilometrica e oggi i trasporti sono dimezzati, è il 15 di agosto. Sono andata a chiudere il terrazzino del retro, perché in giardino ci sono le zanzare. Appena vedono la luce, entrano a sciami. Mi è venuto in mente che in frigo erano rimaste una scatola di, ca di caviale e una di patè. Mi è parso il momento di aprirle e anche di stappare una bottiglia di vino della Mosella. Ho apparecchiato con i sottopiatti di lino giallo e ho messo in tavola una candela rossa. La mia cucina ha i mobili di legno chiaro. Con la luce della candela acquista un'atmosfera confortante. Mentre preparavo, ho chiamato ancora debolmente. Paco. Con un cucchiaio ho battuto leggermente in un bicchiere. Tling. Poi ho battuto più forte. Tling. Il suono ha alleggiato in tutta la casa. Poi all'improvviso mi è venuta un'ispirazione. Davanti al mio piatto ho messo un altro sottopiatto. Un piatto, le posate e un bicchiere. Ho riempito entrambi i bicchieri e sono andata in bagno a rimettermi un po' in ordine. E se poi fosse ritornato davvero? A volte la realtà supera l'immaginazione. Avrebbe suonato con due scampanellate brevi, come faceva lui, e io avrei dischiuso la porta con un'aria di complicità. Ho apparecchiato per due, gli avrei detto. Ti stavo aspettando. Non so perché, ma ti stavo aspettando. Chissà che faccia avrebbe fatto.